Bentrovati ragazzi, benvenuti ad un altro mio video. Prima di iniziare questo sabato di Serie A, volevo un'altra volta ringraziare chi mi sta aiutando a sostenere i miei iscritti. Come ho detto nel mio precedente ed ultimo video, sto cercando di aiutare, perché mi viene naturale e per me è dovuto, perché senza di loro non esisterebbe nemmeno il mio canale, non avrei motivo di andare avanti. Quindi vorrei ringraziare tutte le persone che stanno iscrivendosi, che stanno sostenendo, supportando i miei iscritti, parte dei miei iscritti, perché come ho detto nel mio precedente video, mi sono dedicato solamente a una parte dei miei iscritti, ma prossimamente cercherò di contribuire allo sviluppo e a sostenere tutti i miei iscritti. Dedicherò una serie di video a tutti i miei iscritti, a quelli che mi stanno dando soddisfazioni a me, ma che comunque li ho scelti io, come ho ribadito. E per me sono canali validi che appunto voglio aiutare a fare crescere, perché la visibilità ci deve essere per tutti. Quindi iscrivetevi ai canali che ho elencato, andate di nuovo a vedere il video canali consigliati, lasciate tanti like e soprattutto attivate la campanella e fate tante visualizzazioni. E soprattutto, cosa molto importante, quando guardate i video cercate di guardare il video almeno fino a metà, se no addirittura tutto il video che andate a selezionare e che andate a vedere, perché è importante. Andiamo con il video di quest'oggi. Ringrazio ancora tutti e ringrazio sempre i miei iscritti che mi sostengono. Iscrivetevi, lasciate like e sostenetemi anche e seguitemi nelle mie pagine Instagram, Twitter e Telegram. Ieri c'è stato un incontro di Serie A, c'era l'anticipo del venerdì, si affrontavano Frosinone e Fiorentina. Appunto, cosa è successo? Io la partita non l'ho vista, ho visto solamente qualche spezzone e gli highlights, che ero abbastanza impegnato ieri. Quindi il Frosinone che ha fatto? Ha acciuffato la partita all'ultimo, la Fiorentina stava vincendo e grande Frosinone che ci ha creduto è andato a impattare all'89esimo. Per la Fiorentina ha segnato Benassi nel primo tempo e allo scadere del secondo tempo appunto Frosinone porta a casa il pareggio. Le due squadre erano così schierate: per il Frosinone Sportiello in porta, difesa a 3, Goldani, Gagliardo, Capuano, centrocampo a 4, Zampano e Beghetto sulle fasce, Cipsa e Maiello centrali di centrocampo, due trequartisti, Campbell, Vloet e Ciofani. Per quanto riguarda la Fiorentina, La Fonte in porta, Pezzella e Hugo centrali, Milenkovic spostato a destra sulla fascia terzino, dall'altra parte sulla sinistra Biraghi, centrocampo a 3, Gerson, Benassi, Veretù, due trequartisti anche per la Fiorentina, Chiesa da una parte, Piazza dall'altra, punta centrale Simeone, per la Fiorentina 4-3-3, mentre per il Frosinone era un 3-4-2-1, con Ciofani unica punta, appunto 1-1. Per quanto riguarda invece il sabato, si affrontavano alle ore 15 il Torino e il Parma. Il Toro, gran bella squadra quest'anno, ospitava
il Parma. E cosa è successo? Le due formazioni erano così schierate. Il Toro giocava con Sirigu in porta, Izzo, Nkulu e Gigi in difesa, difesa a 3. Nkulu è un giocatore, non è una mia espressione volgare. Centrocampo a 5, De Silvestre, Aina ai lati e in mezzo Baselli, Rincón, Soriano. Due punte, Iago Falque da una parte e Gallo Belotti dall'altra. Per quanto riguarda invece il Parma, giocava Sepe in porta, Bastoni, Jacoponi ai lati, Gaiolo, Alves in mezzo, centrali. Centrocampo a 3 con Barilla, Grassi e Scozzarella. Tre attaccanti, infatti era un 4-3-3, con Gervinho, Inglese e Biabiani. Cosa succede? Grande Parma, sta giocando veramente bene. Grande Toro. Il Parma passa in vantaggio con Gervinho al nono. Raddoppia al 25esimo Inglese su assist di Gaiolo. E poi nel primo tempo sembra appunto svegliarsi il Toro. Pareggia con Baselli. Io ho detto ora pareggerà il 2-2, no? Ribalterà. Invece partita da battaglia e niente. È finita 2-1 per il Parma. Grande Parma che porta a casa 3 punti importanti. Purtroppo il Toro, come spesso gli accade, pur giocando veramente bene, io la sto seguendo tanto quest'anno, mi piace come squadra il Toro, purtroppo non riesce a portare a casa i punti meritati, secondo me, perché sta giocando sempre bene. Tutte le partite del Toro sono sempre divertenti, gioca un buon calcio, ma vittoria del Parma 2-1. Per quanto riguarda il Cagliari, grande Casteddu, mi hai fatto dannare, ma grande Cagliari. Alle ore 18 si affrontavano appunto SPAL Cagliari. Le due formazioni erano così schierate. Per la SPAL, Gomis in porta, Čonek e Fares ai lati, in difesa, Vicari, Felipe centrali, centrocampo a 4, con Valdifiore, Schiattarella in mezzo. Missiroli da una parte e Lazzari sull'altra fascia. Due punte, Petagna, Antenucci. Era un 4-4-2 proprio elementare. Il Cagliari invece era Cragni in porta, Srna, Cepitelli Romagna, Padoin terzino di sinistra. Centrocampo a 3, Barella, Ionita, Bradaric. Trequartista Castro, che sta giocando veramente bene, a me piace tantissimo. João Pedro e Pavoletti. Cosa è successo? Grande SPAL, una partita proprio da brivido. Passa subito in vantaggio la SPAL. Gol di Petagna su assist di Lazzari. Raddoppio nel secondo tempo al 70esimo, dopo una marea di falli, situazioni tattiche. Il Cagliari che non riusciva a ingranare pur avendo le sue occasioni. Raddoppio al 70esimo di Antenucci per la SPAL. Ho detto vai, è fatta, abbiamo perso. Invece in soli 5 minuti al 73esimo gol di Pavoletti su assist di Srna. E poi 4 minuti dopo gol di Ionita su assist di Padoin. E il Cagliari porta a casa un 2-2 fondamentale. Grande Casteddu, continua così. Iscrivetevi al canale, lasciate un like se il video vi è piaciuto, sostenetemi, ma soprattutto iscrivetevi ai canali miei suggeriti, ai miei iscritti. Ci vediamo dopo. Ricordo che mi potete trovare anche su Twitter, Instagram e Telegram. Ci vediamo dopo perché manca l'ultima partita del sabato di Serie A. A più tardi perché c'è un big match, veramente una gran bella partita da guardare perché il Genoa affronta il Napoli. Ci sarà veramente da vedere cosa combinerà il Grifone. Le due squadre sono anche gemellate, quindi partita interessantissima. Ci vediamo dopo.
dopo la partita Genoa-Napoli. Boh. Ben ritrovati, è appena finita, si è appena conclusa la partita, l'ultima partita del sabato di Serie A Genoa-Napoli. Cosa è successo, ragazzi? Partita addirittura sospesa per alcuni minuti per la situazione climatica, perché in Liguria, appunto, è venuto giù il mondo, un acquazzone terrificante, hanno sospeso per alcuni minuti la partita. Cosa è successo? Grande Genoa per circa buona parte appunto dell'intero incontro ha tenuto testa a Napoli, un grifone che in casa si sa è sempre difficile battere e ha rischiato di portare a casa la partita, ha rischiato di vincere. Passa in vantaggio con Kouame, questo giocatore veramente fortissimo, un giovane veramente veramente interessantissimo. E poi, secondo tempo, dopo appunto che la partita è stata sospesa e poi ripresa, è venuto fuori il solito Napoli. Gran bel gioco, un po' di ammonizioni da parte appunto rossoblù del Genoa, partita maschia. Nel secondo tempo, specialmente all'incirca in 20 minuti, addirittura 4 ammonizioni nel secondo tempo, dal 75esimo in poi, 4 ammonizioni per il Genoa e una per il Napoli. Sale il Napoli, gol di Fabian Ruiz, questo giocatore che veramente si sta dimostrando forte. Veramente un acquisto azzeccato da parte del Napoli. Partenopei hanno veramente comprato un signor giocatore. Segna lui e poi c'è questo autogol al 92esimo che purtroppo purtroppo per il Genoa, per fortuna per il Napoli, il Napoli vince, ragazzi, 2-1. Le formazioni erano così fatte: il Genoa con Radu in porta, gran bel portiere questo, Biraschi, autore dell'autogol, Romero Criscito in difesa, difesa a 3, centrocampo a 5 con Romolo in mezzo, Veloso e Bessa come mediani, Lazovic da una parte, Ilemark dall'altra. E le solite due punte, Piontek e Kouame, autore appunto del momentaneo vantaggio nel primo tempo del Genoa. Il Napoli veniva schierato così: Ospina in porta, Isai e Mario Rui come terzini, centrali Albiol, Koulibaly, centrocampo a 4. Il Napoli quest'oggi giocava con il 4-4-2. Zielinski, Callejon sulle fasce, Hamsik, Anlan a regnare a centrocampo, Milik e Insigne in avanti. E beh, è stata una bella partita, devo dire, piena di occasioni e grande aggressività. Il Napoli sempre talentuoso nel suo possesso palla, nel suo giro palla, molto tecnico, molto vivace. E il Genoa sempre con gli attributi. Questo è il mio commento. Buon sabato a tutti. Ci vediamo al prossimo video. Quindi a domani per la domenica di Serie A. Ricordo di iscrivervi al canale, lasciare tanti like, di trovarmi nelle mie pagine Twitter, Instagram e Telegram e di sostenere i miei iscritti. Big up and bless!